Ciao a tutti Gulch e ben ritrovati dal vostro Andrew Link 21 su Pokémon Ultra Sole. Finalmente oggi si va ad affrontare quella che è l'ultima prova del Giro delle Isole, la prova di Rika, quindi tipo folletto. Eccoci qua Rika, mi hai detto di venire a casa tua ma non siamo soli. Perché non siamo soli Rika? Ciao, sei qui per affrontare la mia prova, vero? Proprio così. Comincia la prova di Rika. Così velocemente? Quello che devi fare è lottare con me. Praticamente come lo scorso Sole e Luna. Solo che invece di casa sua l'affrontavamo una volta finito il giro delle isole, perché dovevamo essere campioni e la trovavamo nella parte inesplorabile al momento del canyon di Pony, voglio dire, non del canyon. Nell'area non esplorabile di Pony, che si può accedere, a cui si può accedere solo dopo aver finito il giro delle isole. O in questo caso campioni della Lega. Ma partiamo con Ramona. Io pensavo che lei avesse veramente il tipo folletto e quindi volevo andare col veleno. Però a quanto pare Mawile. Quindi ora Grumble. Ma non mi ricordo se anche il tipo fuoco è forte contro il folletto. Mi sembra di no. Infatti è normale. Eccolo qua, infatti veleno shock su Grumble, che è normale folletto. È super efficace, il veleno contro il folletto è super efficace, quindi per questo ho messo davanti Ramona, sarà una cosa facilissima. Ribombi, dovrei fargli un 2x con lanciafiamme, dato che è coleottero. Ah, però anche veleno shock fa un 4x allora. Psichico, mamma mia, Ribombi è veloce. Va bene, vuoi giocare pesante? Allora giochiamo pesante. Non ti pensare che te la farò passare così liscia. Allora, vediamo un po'. Rianimiamo subitissimo Ramona. Oddio, potevo mandare Zacro. Perché Zacro comunque sia contro psichico. È nullo l'attacco contro tipo psico. Ah sì, non ho rimesso le mosse. Sì, in effetti dalla lotta contro Necroz, ma non ho rimesso le mosse. Neanche quella era con le mosse, ma vabbè. Che ci vogliamo fare. Allora, è super veloce. Mando Sacro allora. Devo sconfiggerlo. È forte e veloce. E allora qua qualcosa non quadra. Senti. Possibile che Ribombi mi stia shottando tutti? Possibile? Non ci voglio credere. Ma mo ti faccio male, Ti faccio tanto male ora. Eh sì, baby. Olà! La tua forza è un capolavoro. Bene. Sono contento che ti sia piaciuta. Caspita, che forza! Hai davvero tratto il massimo dal tuo giro delle isole. Bene, prendi questo petalo rosa come prova della tua vittoria. Eh? Ah. Ok. Ma non è finita qui. Ora comincia la seconda parte della prova, ottenere un petalo da ogni capitano di Alola? Cosa? Leon dovrebbe esserne percorso... Madonna, sto cari di frame. Leon dovrebbe esserne percorso 2, in caso avesse difficoltà a trovarlo, puoi chiedere all'aiutante delle prove sotto... Sì, mi sono incespicato alla fine. Ma aspettate un attimo, visto che ci sono questi cali di frame, direi un attimo di stoppare perché... Se no va a p***a la registrazione. Bene, sono tornato. Ad ogni modo, sì, dobbiamo andare da Liam, quindi io direi di sfruttare pochi passaggi di Charizard e andare quindi a percorso 2, che si trova a Mele Mele. Percorso 2, grotta sottobosco. Ma quanto tempo è passato? Se cerchi Liam al cimitero di Awoli. Ci vado di prepotenza con Tauros. Eccomi qua, perfetto. Wow! Ho paura? Ho capito che sei contento perché abbiamo battuto Liam, però aspettami! E là, Andrea! Iridium ha detto tutto. E così ha salvato Alola, che spettacolo! Sei un allenatore davvero fantastico. Sono davvero fortunato di aver cominciato il giro delle isole insieme a te. Ma io non sarò da meno, puoi contarci! È vero che mi piace lottare in modo spensierato, però ecco, perdere non è proprio divertente.
I Pokémon lo stanno facendo del loro meglio, non sarebbe giusto verso di loro prendere del lotto troppo da leggera. Vero, Incineroar? So che ti piace vincere e farò tutto il possibile per realizzare il tuo desiderio. Cosa? Che significa? Ma forse si riferiva a Incineroar. Si spera. Ah, a proposito, tieni Andrea, voglio regalarti un Elisir Max. Usalo senza pensarci due volte quando la lotta diventa troppo lunga. Ma proprio no. Quando avremo finito di entrambi il giro dell'essere, allora sì che lotteremo sul serio. I Pokémon e gli allenatori vincono solo quando sono in perfetta sintonia, ed è anche l'unico modo per divertirsi davvero. Dai che ti scappa Incineroar. Mamma mia. Però, dato che lì a me è un capitano che è tipo normale, mi sono messo davanti tipo lotta. Ovvero Mankey. Vedo che hai tutto un gran numero di cristallizzate, Andrea, sei radioso. Avere un aspetto radioso è molto importante. Mia madre faceva l'attrice e fin da quando ero piccolo mi portava con sé ovunque andasse. Avresti dovuto vederla quando era sul palco, completamente presa dalla sua parte. Era di una bellezza abbagliante. Proprio così. Quando ci si dedica anima e corpo a qualcosa, si tocca il cuore della gente. Lo sfavillo dei cristalli Z. La lucentezza degli adesivi del dominante. Come capitano, voglio aiutare tutti a risplendere. Ad ogni modo, stai facendo la prova lirica, non è vero? Che dici di lottare? Voglio vedere quanto sei migliorato. Sono qui apposta. Sarà una prova anche per me, in un certo senso. Potrò testare la strategia che ho ideato. Lo so, gli ho dato la voce da checca la prima volta che l'ho incontrato, però adesso non c'ho voglia, dai. Diciamo che è cresciuto, ma forse no. Ha un Gumshoes, almeno a 50, amico mio, se no ti sciotto di brutto. Mostrami. Bene. Bene. E anche un ottimo preparamento per la Lega Pokémon, eh? Ehi. E sì, non ho ancora rimesso l'animazione. Ah, giuro che adesso la metto. Fatemi finire questa lotta. Il problema di questo video è che voglio fare tutte quante le lotte, però se mettessi l'animazione diventerebbe una cosa troppo lunga, anche perché sono lotte, insomma, di una certa rilevanza queste contro i capitani. Però devo affrontarli tutti per ricevere appunto l'approvazione di Rika. Non mi ricordo però effettivamente nel deserto che tipo di cristallo Z c'è. Terra, perché ho il Rocium. Rocium si chiama, sì? Tipo cristallo Z tipo roccia. Ma non ho quello tipo terra, che dovrebbe trovarsi nel deserto, a meno che quello del deserto non era tipo folletto. Ad ogni modo, tu, o meglio, tu e la tua squadra siete diventati ancora più interessanti. Vi merate il petto arancione che trasmette colore e cordialità, proprio come me. Grazie, Liam! Sei molto gentile, molto umano, ti voglio bene. Adesso hai due petali, chissà cosa succederà quando ne avrà raccolti 7. Non sei curioso di scoprirlo? No! Tra l'altro di recente Aul non ha fatto altro che allenarsi a sentire malo, sai? È diventato decisamente più forte. Ma torniamo a noi, perché ti accompagni al prossimo capitano? Sì, grazie! Jungle Ambrosia, è da un po' che non vado ad Akala. Mi dispiace, Liam. Eccoci alla giungla ombrosa. Mi ricordo certi manicaretti. Andrea, è un bello stomaco a tornare qui. Alola! Ma è qui sicuro, signorina? Ah, ok. Quindi è a raccogliere ingredienti nella giungla ombrosa. Ciao! No, non scappare! Però questo mi dà modo di cambiare Pokémon e di attivare l'animazione delle mosse. Metto Ramona davanti, è giusto, no? Potrei anche mettere Zagro, ma... Nah. Va bene, seguiamo Ibis. Dove sarà andata? Ah! Oppala, fregato! Oh, ci sono stato questa parte? Sì, dovrei essere... Sì, ci sono stato, voglia. Fei, fei, fei! Mighty Man! Ah, che bello, l'aromaterapia, un vero tocco sano per corpo e spirito, è così rilassante! Capisco che una persona piena di energia come te abbia bisogno di rilassarsi ogni tanto,
Però è meglio se non abbassi troppo la guardia in caso arrivasse qualche visitatore inatteso. Cioè io! Hey hey! It's a me! It's Andrea Link! Andrea! Da quanto tempo eri qui? Abbastanza a lungo. Cioè, non che cambi niente, chiedevo così tanto per sapere. Stavo solo passando un po' di tempo con i miei Pokémon per sapere di che mani caretti avessero voglia. Mi dispiace, Ibis, ma questa scusa non regge. Ma è vero, tu mi credi Andrea, giusto? Guardate, l'ha imbronciata! Insomma, ho detto che è vero, te l'ho dimostrato con una bella lotta. Ok, come vuoi. Ora che mi sono ricaricata grazie ai Pokémon, cosa? In che senso si è ricaricata grazie ai Pokémon? Ah, la aromaterapia, ok. Vabbè. Oh, oh! Trevenant. Trevenant. Revenant. Se catturassi un Trevenant saprei come chiamarlo. Vai giù. No, dai. Ma, no, ma come fanno ad andare giù con un lanciafiamme? A 51 sto a 56 lanciafiamme, ragazzi, oh! Mica gotica! Dai! Mi pigli per i fondelli? Per i fondi bassi mi prende, dai! Zarina, cioè, allora, senti, no, mo. Zarina, se non va KO con un lanciafiamme, non ha senso. Insomma, Zarina è un Pokémon abbastanza semplice da buttare giù. Shinotic, che è l'evoluzione del fungo? Sì. Di Morelul. Oddio. Ma un lanciafiamme dovrebbe bastare. Anche se credo che abbia una difesa speciale piuttosto alta. Guarda un po', resisti. Forza lunare, no! Oh, no, aspetta, sì, invece. Invece sì, perché sono tipo veleno. Ah, il Parassi. Il Parassi toglie un bel po' di punti, a dire il vero, eh. Veleno shock e via, verso un'altra vittoria. Tu e la tua squadra avete staffa da vendere. Imbrentata. Ah, ho perso. Ora i miei Pokémon tipo erba dovranno di nuovo aiutarmi a riprendermi. Ma va a quel paese. Ecco, a te petola verde per la prova di Rika. Ovviamente non te lo sfondo perché voglio che tu tenga la bocca chiusa. E questa è la parte mia, è petalo azzurro. Oh, quindi non bisogna per forza combattere. Vabbè, meglio, insomma, mi risparmio una lotta, eh. Va benissimo, va benissimo. Il prossimo capitano che ti sfidare è Kawe, giusto? Vuoi venire con me a porto del vulcano? Quella, quella, certo! Una quella ce l'ho messa io. Eccoci al parco del vulcano Quella. È stato bello viaggiare con te, grazie. Qua metto Slylo davanti, sì. Oddio, potrei anche mettere Leopop per comunque sia farlo arrivare a 60 una volta per tutte, ma vuol dire che devo affrontare lui. Allora, indovina chi sono? Un Montadaro sospetto. Da quanto tempo? Come va? Cerchi Kawe? Al momento è di ritorno, eccolo lì. Eccomi, Eric, grazie per essere rimasto qui mentre ero via. Nessun problema, siamo amici, no? No, baby. È stato quel fantastico allenamento a rendermi quello che sono ora. E tu che seguito lo stesso allenamento saresti perfetto come prossimo capitano. Ma la pelle, il colore è un po' diverso. Ok. Sì, facciamo una lotta infuocata, certo. Allora, Kawe. Oh! Bello! È bello anche il fatto di lottare contro i capitani, perché in realtà noi non ci lottiamo durante il giro dell'isola, noi lottiamo contro i Pokémon dominanti. Quindi è bello comunque sia lottare contro di loro. Allora, inizio con Roccio Tomba.
Ah, non è bastato. Però un Arcanine lento mi va bene tutto, ma Arcanine lento? Eccola là. Va bene, va bene. Senti. Mo no, ti pareva figlio di una grandissima trottolina. Figlio di una grandissima trottola. Mi hai fatto arrabbiare però. Arcanine. Se è stupido fa un'altra. Un'altra fuoco carica. Vediamo un po' se è stupido. No, non è stupido. Però essendo tipo folletto mi proteggo. E allora, se avessi avuto acquagetto. Però vabbè, per idropompa. Perfetto. Talonflame, no, rimango con lui, ormai mi ha fatto incavolare prima. Sì, gli avrei fatto un 4x a Talonflame con Racciotomba. Però bisogna vincere. Baldeali. Idropompa, ti prego, vai a segno. Se no, ricarico. Oh, baby! Yeah! Non te l'aspettavi, eh? Marowak. Allora, stavolta cambio Pokémon. Marowak è veloce? Sì. È spettro fuoco. Ci provo. Massimo che può farmi palla ombra. O un attacco fuoco. Rischio? Rischio tanto rischio, però voglio farlo. Vai! Vai! Alla grande! Ma quanto è veloce Slyla? A sto punto rivedo dove allenarla. One hit KO! One hit il clown. Non hit colpo. Alola! Assor! Figlio di... Beh, Tossorta gli stavo per dire, quindi ha ragione. Che volevi fare, Montanaro? Beach 56, livello 56, beach. La danza non è il tuo forte, ma il tuo forte non è neanche la lotta Pokémon. Ti meriti un petalo rosso. Un pelato. Un pelato? Un petalo rosso. Ok, infiamma anche i nostri animi. Rika, osservatorio Oculani, vuoi che ti ci porti? Sì. Prossima tappa, non la prossima. La prossima è Rika, la prossima tappa. Se la picco con un batter d'occhio, anzi dai, salutami Chris. Quindi Pokémon di tipo acciaio elettro, probabilmente. Ramona, mi serve ancora il tuo intervento. Oddio, anche Mankey potrebbe darsi da fare, eh. Boh, dovrebbe stare comunque sia. O qui. O qui. E se non è qui, è qui per forza, in camera sua. Sì. Bene, ci dobbiamo salutare. Taps, io. Chris, mi dispiace vederti così. Voglio vederti sorridere. Questo è quello che mi ha detto la persona con cui ho fatto il giro delle isole. Ciao, Andrea. Grazie per il favore che mi hai fatto l'altra volta. Hai l'idea di chi ha visto e sperimentato tante cose interessanti durante il giro delle isole. Oh, quante ne ho viste! Ehi, che ne dici di una lotta finché sono ancora qui? Sì, voglio far vedere a Zapsu quanto sono forte. E poi ti avrò messo che la prossima volta che ci saremmo rivisti avremmo lottato, Andrea. Va bene. Ma, se non sbaglio, in Pokémon Sole e Luna non si può lottare contro i capitani. Mentre invece in questo sì. Il che è una bella cosa. O forse mi ricordo male io. Boh. Però la cosa che più mi fa strano è Chris che ha un collo sottilissimo.
Cioè, tu lo prendi e lo rompi con... come se nulla fosse. Casca male, si rompe il collo. Com'è che si chiama? Sturdy, com'è che si chiama quell'abilità? Siccome sono curioso, e non mi ricordo il nome della roba in italiano. Vigore, ecco, vigore. Ma tono pugno con un po' di axe mi avrebbe paralizzato, ma no. Ciao ciao golem. E Chris non ce la fa. Andras è fantastico. Sai molte cose sulle lotte, proprio come Tapso. Complimenti a entrambi, è stata una bella lotta. Sono proprio curioso di vedere che traguardi riuscirete a raggiungere. Bene Chris, ora devo proprio andare. Ti affido all'osservatorio Culani. Tapso! Sta facendo la prova di riga, giusto? Ecco, prendi il petalo giallo. Pam! Ma quindi non vi vedrete più? Sì, sì, Tapso tornerà subito. Sto andando a fare una cosa per il professor Kukui. Tornando alla prova... ma che mamma va a quel paese. Vuoi che ti porti alla prossima tappa? Sì. Oh, andiamo alla Residence Island. Ah, c'è Malpi, perché... ti prego, dimmi che sta qui Malpi e che non devo andare fino al negozio ad affrontarla. Ti prego. Camminare per un laulo ti fa capire quanto sia grande. Ah, le mie povere gambe. Beh, ci vediamo, Andrea. Buona fortuna per la prova di Rika. Guzman. Ah, ci incontriamo di nuovo. Beh... immagino di doverti ringraziare per la faccenda di Necrozma, eh? Ehi, Andrea, Guzman, che fate di bello? Ci mancava il nipote di Kauna. Non facciamo niente di che, pischello. Senti, Guzman, ti voglio chiedere una cosa. Voglio sapere di più su tuo Golisopod. Beh? Sì, beh, lui è un compagno importante per me. Da ben prima del giro delle isole. Non c'è nessuno nel Team Skull che riesca a battere il mio Golisopod. Lo stesso vale per il resto della squadra. Loro però li ho incontrati alleati durante il mio giro delle isole. Ma comunque è inutile parlarne adesso. Ehi, non buttarti giù. In fondo, grazie al giro delle isole, hai incontrato non solo Pokémon, ma anche degli amici. Davvero? Il Team Skull, è ovvio. Tutti loro vogliono un gran bene a Guzman. Incontra tante persone, tanti Pokémon, e ciò renderà la tua vita ricca e interessante, eh? Non per niente sei nipote del Kauna. Comunque meglio così. Forse voi due riuscite a dare un senso al giro delle isole. Tieni, voglio darti questo. Ottimo. Ah, avete visto, sta cambiando il vento. Chissà cosa ci porterà il vento di Alola. Io diventerò qualcosa di più di un Kauna. Con o senza il giro delle isole è sempre possibile fare grandi cose. Voglio che tutti se ne rendano conto. Guzman, non importa se non sei diventato un capitano, non è questo il punto. È la tua occasione per creare qualcosa di nuovo. Andrea, ti rinnovo la mia promessa. Quando avremo finito il giro delle isole, allora sì che lotteremo seriamente. Però per la prova di Malpi... Zacro. Quando sarete più grandi potete usare l'Obscurium Z, ma intanto iniziamo con la posa. Bra, così? Non vedo l'ora di diventare forte, così Malpi non sarà in pensiero se resta a casa da solo. Come va? Sei l'ultima battuta del giro delle isole, no? A dire il vero dovrei affrontarti a posto di Malpi, ma l'ultima volta mi ha steso. Mi è passata la voglia di lottare. Tutto questo per dire... prendete questo coso che mi ha dato Malpi. Ma Orangrulla che ha fatto le mosse, ma cos'è?
petalo violetto. No, viola, violetto. Ora vai pure a far sapere a Rika che hai finito. Mi accompagni, mi accompagnami. Augusto, sei un vecchio decrepito. Ciao Rika. Bentornato Andrea, come stavano gli altri? Vedervi diventare più forti e coraggiosi è la gioia di ogni capitano. Sia che si viaggi facendo giri delle isole o che si svegli solo a chi va all'avventura, tutti abbiamo in comune il fatto di condividere le nostre gioie con i Pokémon. Dammi un attimo i petali che hai raccolto. Non dirmi che ci devi disegnare. Dipingere. Dipingere. Ecco fatto un coloratissimo fiore a colore arcobaleno composto da tutti e 7 i petali pressati. Vediamo, chi sarà mai Pokémon dominante di questa prova? Tirato dal Pokémon dominante più temibile che tu abbia incontrato fino ad ora. Non per niente è Pokémon della prova finale del Giro delle Isole. Sei pronto? Ecco che arriva! No, Confi? Ah, cacchio! Però Rika con quella faccia scocciata, mentre io sempre sorridente. Uè, i Pokémon mi vuole uccidere, che bello! Sarà facile? Livello? Oh, yo-yoi! Signora Longari! Ai 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 ai! Ai ai! Ah, oh, grazie Pelipper! Non sai che favore che mi fai, Pelipper! Tu sì che sei un bravo Pokémon, Pelipper! E eccola qua! Sì, Magibrillio, sì! Va bene! Ma... Dustab, Cristallo Z, Pioggia. E ragazzi, ragazzi, la potenza qua è tutta quanta concentrata in un unico colpo. Oh! 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 Pelipper! Grazie Pelipper! Quanto è bello lottare così. La gioia. La gioia. Seme bomba, ma cosa mi dici mai? Seme bomba. Pelipper. Ciao, canto effimere e vai a casa. A nanna. E Andrelink vince. Eccolo qua! Eccolo qua, finalmente! Primarina, sorridente, che ha sconfitto un Pokémon dominante. Oh! Tu e Ligarok formate proprio un bel quadretto. Non solo avete sconfitto i capitani per ottenere tutti i petali, avete anche avuto la meglio contro il Pokémon dominante richiamato dal fiore arcobaleno. Sei un allenatore fantastico, Andrea, ti meriti Follectium Z. Sì, manca Altarium Z allora. Che si prende nel deserto. Che posa ridicola. Non è che le altre siano meglio, eh. Ah, quindi devo affrontare la Kauna. Oh mio Dio. Api, sei già arrivata. Questo vuol dire che è arrivato il grande momento.
Vuoi dire la grande prova? Esatto, ti aspetto all'isola Exeggutor. E così sembra che il tuo giro dell'isola stia per giungere a termine. Anche io mi ho sfidato lottando al massimo della potenza e mi ha inflitto una sonora sconfitta. Il giro dell'isola ti ha dato un'ottima opportunità di crescita per i giovani, i quali a loro volta faranno evolvere Alola. È una gioia per me assistere a questo processo. Rotom, zitto! Devi stare zitto, Rotom. Quanto cavolo chiacchieri! Bene, Cuccio, direi che per questo video è tutto. Oh. Sono molto su di giri per il fatto che questo comunque sia un video importante per la serie. Nel prossimo andremo ad affrontare la grande prova di Happy. E penso che forse c'è la cattura di Solgaleo anche prima da fare. Prima della Lega, può essere? Potrebbe... No. No, forse no. Forse Necrozma e Solgaleo post-Lega. Il che non sarebbe una cattiva idea. Bene, Cuccio, allora io vi rinnovo l'appuntamento anche per domani con il No, aspetta, domani è domenica. Sì, ci sarà comunque sia un video, ma non sarà a tema Pokémon. Quindi, Cuccio, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.